Un gruppo di giovani femministe che hanno deciso di entrare in politica per contrastare la deriva autoritaria del presidente Yanukovych. Da Kiev il servizio dell'inviato Sergio Paini. Manifestano a seno nudo, questa volta davanti alla statua di Lenin. Ce l'hanno con i filorussi al governo e contestano Putin in visita ufficiale. Siamo in Ucraina, alla vigilia delle elezioni municipali. Siamo un grande paese e non vogliamo essere ostaggio dei nani del Cremlino. Le ragazze di Femen sono la novità della politica ucraina, che accusano d'essere troppo maschilista. Nel nostro governo ci sono 20 ministri, ma neanche una donna. Le attiviste invece sono già 15.000. Qui irrompono in passerella durante una sfilata. Femen combatte contro il turismo sessuale e il messaggio stavolta è rivolto alle modelle: non entrate nei bordelli. La vera battaglia di Femen, però, è appena cominciata. Non basta più finire sui giornali. Queste ragazze vogliono entrare fino in Parlamento e questa volta per restarci. Inna Shevchenko, 20 anni, studentessa di giornalismo, è la prima candidata di Femen alle elezioni. La polizia l'ha già arrestata 4 volte, ma lei non demorde. Inna, perché hai scelto di entrare in politica? Perché in Ucraina nessuno si interessa dei giovani e così molti finiscono nei giri della prostituzione e della droga. Noi vogliamo mostrare che le cose possono andare diversamente. Dopo quell'arancione, adesso l'Ucraina sogna una rivoluzione rosa. Ucraina!